Eccoci con Fabio Pallari, allenatore dei giovanissimi della San Giovanese, ma anche responsabile tecnico di tutto il settore giovanile bianco-azzurro. Allora Fabio, innanzitutto parliamo di questa gara che si è conclusa con l'Oltrera valevole per il best top, il torneo fra tutte le squadre che hanno vinto i campionati provinciali, un 1-1 che avete subito in fondo, il gol del pareggio dell'Oltrera, che insomma un po' beffardo, sì. come lo esamini? Un gol su punizione? È stato nel recupero, quindi è finita la partita con il gol, quindi rimane la marezza. Avevate segnato subito nel primo tempo col centravanti Fabrini? Avevamo segnato subito, avevamo avuto due o tre palle gol per chiudere e poi alla fine abbiamo preso gol così, insomma c'era un po' di stanchezza, avevamo un po' di difficoltà sui cambi, eravamo un po' corti. Un po' corti, mi hai detto anche all'inizio, come organico. Sì, insomma così ho avuto modo di giocare di più anche. Il torneo serve anche a questo, oltre a questo. Festeggiare. Sì, ma io sono contento perché hanno fatto una bella partita e bisogna rendere merito a chi ci ha creduto fino all'ultimo secondo. Vuol dire che ecco, l'Oltrera ci ha provato sempre. Sì, 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 va benissimo così. Ora tutto aperto in questo girone, voi sabato avete... Diciamo la prossima. Ecco, siete con il Real Follonica e chi vince sicuramente qualificato, un caso di pareggio si va ancora. Senti, quindi parliamo un attimo della stagione positiva, no? Sì. La vittoria del campionato è sempre una notizia... Sì, sì, diciamo era un obiettivo che la società si era prefissato. Tornare a fare le regionali nei giovanissimi. Tornare a fare le regionali nei giovanissimi, fra l'altro insomma c'erano state delle vicissitudini per la quale non avevamo potuto avere il campionato giovanissimi regionale anche 3 o 4 stagioni fa, dove comunque avevamo già vinto il campionato giovanissimi provinciali. Perché non c'aveva tutte le squadre, sì, com'era? Per dei problemi societari era stato deciso di cedere gli allievi alla matricola della prima squadra. Mi ricordo qualcosa quindi, del genere. Fra l'altro anche quell'anno lì lo vinsi io il campionato, quindi però questa volta era tutto scritto e la società ha lavorato bene, noi ci abbiamo messo il nostro, insomma, e obiettivamente è stato un campionato duro, combattuto, però siamo stati in testa alla classifica dall'inizio e quindi alla fine è stato l'epilogo, è stato quello. Tu l'avevi preso per la prima volta quest'anno, sì, no? Sì, io diciamo non era, io faccio responsabile tecnico. Non era questo il programma. Era questo il programma. Poi in questo periodo avevamo già concordato con un altro allenatore, poi per una serie di motivi lui si è ritirato e quindi c'è stato un pochino in quel momento lì un pochino di preoccupazione nella società, perché il campionato giovanissimo è importante, soprattutto con una società così importante come la San Giovannese, e allora abbiamo deciso tutti insieme di sacrificare un po' ognuno di noi un po' di qualcosa e per colori azzurri l'abbiamo fatto tutti volentieri, me compreso, insomma. Senti, la realtà di questa stagione che cosa dice? San Giovannese sta lavorando bene? Dice abbiamo sulla parte centrale della scuola calcio e va bene anche quella dei più piccoli, stiamo facendo dei lavori importantissimi e dove stiamo vedendo dei frutti subito, nel senso che essendo al terzo anno di lavoro tu sai lì si incide di più e quindi sulle annate di quella fascia lì vediamo già degli ottimi risultati dal punto di vista della crescita e anche poi dei risultati sul campo. Nel settore giovanile comunque le cose sono andate benissimo, le vittorie dei campionati o comunque i piazzamenti ci sono stati, ma soprattutto abbiamo buoni gruppi, abbiamo dei 2001 in ottica di Serie D, abbiamo dei 2000 nostri già in Serie D, quindi insomma alla fine è quello il nocciolo. Sono convinto che questa società, se continuerà a lavorare così, dal blocco delle annate 2005 a scendere farà vedere cose importanti, farà vedere perché questo, non perché le altre annate sono meno importanti, ma perché sono le fasce sensibili dove si è inciso di più in questo percorso e questo fa la differenza. Insomma, gli strumenti che la società ci sta dando sono strumenti importantissimi. Si sta aprendo forse una collaborazione con la Juventus. Ecco, questa è la notizia che ti volevo chiedere. Sì, si può dire? Sì, si può dire. Diciamo dal punto di vista tecnico loro hanno seguito noi ormai da un po' di tempo. E sono. È tutto avviato. E loro sono rimasti apparecchiato. Poi si sa benissimo che la Juventus ha un modo di fare l'affiliazione molto importante e anche oneroso dal loro punto di vista. E quindi diventerà più una questione di tempi legata alla loro voglia di investire in una zona della Toscana o dell'Italia con questa società, però insomma siamo ai dettagli, cioè sarà un discorso ufficializzato a breve, allora, secondo loro, te? Loro ci hanno comunicato che siamo idonei e che in quella zona lì siamo idonei noi.
quindi diventereste voi, ecco. Se andesse in porto e che se loro a livello di stanziamento economico, quindi di budget, di risorse, decidono ok, a livello quindi general manager della Juventus, si diventa un punto affiliato Juventus dove si lavora con le loro caratteristiche, si lavora con la loro didattica, che fra l'altro insomma, è molto comune come tipologia di lavoro, e questo detto da loro insomma, e quindi si va con questo discorso qua. Poi ovviamente loro, questo dovrebbe partire tutto la prossima stagione, si può dire. Allora ecco, obiettivamente noi stiamo lavorando per la stagione 2019, però ci sono buone probabilità detta da loro che a giugno si possa anticipare, sì. E il futuro di Fabio Pallari qual è? Fabio Pallari no, ancora non lo sa nessuno, sinceramente. Sicuramente non seguirai questo gruppo giovanissimo. Sì, allora, sicuramente non sarò più responsabile, questo si può dire. Della San Giovannese. Ah, non sarai più responsabile tecnico, si può dire si che può questo. Dire. E sicuramente non seguirò più i gruppi del settore giovanile. Come mai non sarai più responsabile tecnico della San Giovannese? Perché è giusto, è una scelta tua. È una scelta insieme alla società, che dopo 4 anni è giusto che ci sia la possibilità di far lavorare anche altre figure importanti e qualificate che si stanno avvicinando, e che abbiano anche la possibilità di muoversi in piena libertà, perché insomma ti ripeto, io penso che ruoli come mio, chi lo fa 3-4 anni siano già sufficienti, perché poi dopo diventa o diventano obblighi o forse rapporti che vanno al di fuori della Però non lasci la San Giovannese, invece mi dici anche che puoi lasciare la San Giovannese. Vabbè, questo dipenderà un po' dalla San Giovannese, non da me, diciamo, vediamo un po'. Che proposta ti può fare la società? Sì, no, ma la società di sicuro la proposta me lo fa, però insomma, ripeto, dopo 4 anni io credo anche per la società, oltre che per me, ci sia la necessità di non fare bene le cose e non sbagliare, perché insomma le tante annate logorano, la fatica è per tutti, e quindi delle volte anche ricaricare le pile staccando un po' può essere una cosa importante, come può essere anche che magari la San Giovannese prevede per me un altro ruolo che riaccende tutto da parte di tutti e si rilancia per altri invece 4-8 anni. Allora attendiamo di sapere che cosa succede, fiduciosi, sotto scala gol.